Riprendiamo la trattazione sulle frazioni algebriche, dove, se vi ricordate, avevamo visto due concetti sostanzialmente. Quello, intanto, che cos'è una frazione algebrica, che ripetiamo velocemente, no? È un'espressione con la presenza di lettere, quindi di incognite, potremmo dire, poi quando diventeranno equazioni frazionarie, quindi di lettere. E le lettere appaiono anche a denominatore. Questo comportava che cosa? Come prima situazione di dover fare il campo di esistenza, cioè se c'è una frazione, siccome vi ricordate, un numero fratto 0 non può esistere, quindi fa perdere di significato a quella frazione, non ha senso poi dire sommiamole o come vediamo adesso moltiplichiamole o dividiamole quelle frazioni algebriche se un pezzo di quelle cose potrebbe non esistere. Quindi vanno comunque esclusi quei valori che annullano i denominatori. Quindi avevamo visto i campi di esistenza e come dire, la somma algebrica, quindi più o meno tra frazioni algebriche, che consisteva né più né meno che fare, quindi laddove insomma, andavamo a fare il minimo con il multiplo e quindi farla diventare la somma di più frazioni algebriche un'unica frazione. Quella che vi propongo qui in questo primo esempio, perché insomma è sicuramente più facile partire dagli esempi, è la moltiplicazione, quindi il prodotto tra frazioni algebriche. Vedete, abbiamo 2x fratto 3x quadro y per 9y quadro fratto 4x. Qui, come detto, il primo passo che dobbiamo fare in ogni caso è il campo di esistenza. Quindi poniamo 3x quadro y diverso da 0 e l'altro denominatore 4x diverso da 0. Chiaramente il primo come si traduce? Essendo, vedete, tutti dei prodotti, perché non c'è, che ne so, 3 più y, allora andava messo quel 3 più y, ma diverso da 0. Essendo un prodotto, quindi il 3 ovviamente non può essere 0. L'x quadro può essere 0, quindi se x è 0, quindi x deve essere diverso da 0. Poi c'è per y, quindi anche y deve essere diverso da 0. Ok? Quindi la prima frazione ci obbliga, se vogliamo, a indicare entrambi i fattori di quella moltiplicazione diverso da 0. L'altra, vedete, 4 per x diverso da 0. Beh, 4 è già diverso da 0, quindi da chi può dipendere l'essere diverso da 0? Solo dalla x. Ma x diverso da 0, vabbè, lo riscrivo, ma già è una condizione che avevamo scritto. Quindi le due condizioni di esistenza, diverso da y, y diverso da 0. Ok? Sono queste qui. Una volta, quindi chiarito che, come dire, facciamo esistere le due frazioni, possiamo vedere come si svolge la moltiplicazione. Beh, faccio un richiamo banalissimo. Se noi avevamo 10, che ne so, quattordicesimi, no? Per, che ne so, 7 ottavi, ok, se avessimo avuto già queste, insomma, espressioni che si fanno con i numeri razionali, che facciamo? Proviamo a dividere o tra di loro numeratore e denominatore, se è possibile, o tra di loro poi, quando c'è il per, perché se c'è il più o il meno, ovvio, va fatto il minimo con il multiplo, o tra di loro quelli che chiamiamo le semplificazioni incrociate, va bene? Quindi, per dire, qua questo 7 lo possiamo semplificare con parte di quel 14, rimane 2, poi il 10 lo possiamo semplificare con questo 2, qua rimane 1 e qua 5. Una volta terminate, no, le semplificazioni, perché adesso mi accorgo che al numeratore è rimasto 5 e 1, al denominatore 1 e 8, 5 e 8 sono primi tra loro, cioè non hanno nulla in comune. Quindi come si procedeva? Il prodotto tra i numeratori, quindi 5 per 1, chiaramente 5, e il prodotto tra i denominatori, 1 per 8 e quindi 5 ottavi. Ok? Quindi questo è un po' come l'avremmo fatto se lì avessimo visto dei numeri. Avendo delle espressioni algebriche, insomma, con le lettere, quindi appunto le frazioni algebriche, l'idea non è molto dissimile, perché proveremo a semplificare i numeri visibili tra di loro, quindi dicevo, sia tra i numeri che già vediamo, sia con i numeri nascosti, no?
perché le x, le y, quello sono dei numeri nascosti. Quindi, che possiamo iniziare a fare? Cambiamo pure qua colore, quindi il 2 con il 4, ad esempio, qua rimane 1 e qua 2. Il 9, cambiamo colore, con il 3, quindi qua 1 e qua 3, 3. Quindi tra i numeri possiamo già scrivere un primo pezzo di risultato, perché sarà 1 per 3 e quindi 3, e qui 1 per 2 e 2, ok? Ma quello che facciamo con i numeri visibili, no? Come l'abbiamo appena fatto, dobbiamo cercare di farlo anche con le lettere, perché vedete, se ho x ed x quadro, oppure potevo fare x con questo x, è la stessa cosa, come preferiamo, facciamo questo. Li posso semplificare, ok? Poi, per esempio, vedete la y, c'è questa y con il quadrato, quindi rimane solo y sopra. Quindi, e credo che abbiamo finito con le semplificazioni. Vediamo che è rimasto. Questo x è sparito, è rimasto una y a numeratore, fratto, questa x è sparita, questa che sto indicando, invece è rimasto un x quadro, ok? Quindi il prodotto di quella... di quelle due frazioni algebriche si traduce in, in questo, diciamo, questa ulteriore frazione algebrica che abbiamo ottenuto. Chiariamo anche un altro aspetto, lo chiamo possibili errori. Riprendo una cosa simile a quello che avevamo, giusto per farvi capire cosa poteva cambiare. Immagino che, già che qui avessimo avuto questo, per 9y quadro e qua 4 più x, va bene? Tutte le considerazioni, insomma, non tutte uguali, perché nel primo termine avremmo scritto noi come campo di esistenza x diverso da 0 ed y diverso da 0, ok? Ma sto 4 più x che avremmo scritto 4 più x diverso da 0 che diventa x diverso da meno 4, ok? Quindi già vedete il cambio di esistenza cambia. Ma la cosa che più volevo invece adesso sottolineare è che questo 4 più x con chi posso semplificarlo? È un fattore comune adesso? Adesso no. Oh, 4 per x è un fattore, ok? Questo 4 più x rimane così com'è. Quindi qui le uniche semplificazioni che avrei potuto fare sarebbe stato questa x con l'x quadro, questo y con l'y quadro, e che, vabbè, chiaramente pure i numeri, quindi 3 e 9, quindi 1 e 3, però il 2 che prima avevamo semplificato con 4 nell'altro esercizio rimane così. Quindi che sarebbe rimasto? Vedete, 6y fratto, qui è andato via tutto, ah no, c'è un x per parentesi 4 più x, va bene? Quindi questo è ciò che sarebbe rimasto, va bene? Quindi qual era la cosa che volevo sottolineare? Ecco perché ho detto possibili errori, che non è che basta che stanno il prodotto tra due frazioni algebriche ci sarà sempre da semplificare, dipende, perché le regole di semplificazione sono sempre le stesse, no? Ricordate anche con i numeri, 2 più x fratto 2, mica potevo fare così. Mettiamo un no ancora, assolutamente no. Perché? Perché sto 2 a denominatore era fattore comune, come fosse stato 2 per 1. Questo 2 a numeratore non è fattore comune, ok? Perché c'è 2 più x, quindi questa semplificazione non si può fare. Questi sono i classici errori che troviamo. Basta che uno vede delle lettere, dei numeri uguali, dice, ma si semplificano. E non è così. Si semplifica quando è la stessa cosa. Cioè, se io ho 2 più x fratto 5 per 2 più x, adesso sì che si può semplificare. Perché? Perché questo 2 più x, tutto il binomio, c'è tale quale giù, moltiplicato sempre. Quindi adesso questo 2 più x è diventato fattore comune e quindi avremmo potuto semplificare. Va bene? Quindi teneteli a mente queste situazioni, perché quelli sono i classici errori di vedere sta x e semplificarla semmai con questa x, vedere il 2 e semplificarla con parte del 4. Quindi in una semplificazione abbiamo fatto due errori, pensando proprio deleterio. Altra operazione che ovviamente possiamo fare con le frazioni algebriche
Quindi abbiamo visto già in un'altra lezione, ovviamente cambio di esistenza e addizione, sottrazione, quindi somma algebrica. Abbiamo appena visto la moltiplicazione, vediamo la divisione. Qui vedete, ci verrebbe subito da dire, ma facciamo il cambio di esistenza. E no, cari, perché non dobbiamo subito farlo? La prima operazione da fare è trasformare quel diviso in per. Perché sarebbe sbagliato? Vedete una cosa, se lo facessi subito il cambio di esistenza, che dovrei scrivere? 5 a 4 diverso da 0 e 25 b quadro diverso da 0, cioè i due denominatori. Il primo ovviamente si traduce in a diverso da 0, il secondo in b diverso da 0. Va bene? Ma la divisione è difatti da riportare una moltiplicazione, cioè lui sta denominatore, ma in realtà il suo posto è il numeratore. Quindi 12 alla terza b fratto 5a quadro per 25b quadro fratto 3a quadro b. Ok? Quindi i veri denominatori, 5a quadro va bene, quindi quel primo pezzo, ma il vero denominatore della seconda frazione algebrica è 3a quadro b. Ci siete? Che solo casualmente, vedete, se lo andiamo a svolgere 3a quadro b diverso da 0, che cosa porta? A diverso da 0 e b diverso da 0. Vedete la stessa condizione che ci è venuta qui, ma solo casualmente, perché immaginate che fosse stato 3 più x fratto x, quindi il diviso, no? Nell'andarlo a portare in per, che diventava x fratto 3 più x. In questa frazione algebrica che veramente dobbiamo studiare, qua sarà x diverso da 3, invece qui che avremmo detto x diverso da 0, capito? Quindi avremmo posto un campo di esistenza che non è. Quindi è importante come primo passo prendere quel diviso e farlo diventare per, ok? In maniera che ognuno sta nella posizione che realmente sta, perché se no l'errore di farlo subito come avevo fatto qui sarebbe solo che, vedete, casualmente può venire che è la stessa cosa, ma vi assicuro che normalmente poi nelle espressioni che troveremo, numeratore e denominatore cambiano totalmente. Quindi, cioè, abbiamo posto un numeratore diverso da zero. A chi serve? A nessuno. Perché quello che apparentemente sta a denominatore, in realtà sta a numeratore. Okay? Invece quello che apparentemente sta a numeratore, che diventerà il denominatore, non lo andremo a considerare. Okay? E quindi sbagliando il campo di esistenza. Quindi il campo di esistenza va fatto adesso, okay? Quindi CE, quindi 5A quadro diverso da 0 e 3A quadro B diverso da 0, che come detto ci sviluppa insomma un po' le stesse condizioni, ma è solo un fatto casuale, cioè di questo esercizio. E qui chiaramente era pure A diverso da 0, B diverso da 0. Quindi le due condizioni. È evidente che sono queste due, tanto una condizione è la stessa per entrambe le espressioni. Poi lo svolgimento a questo punto non ho molto da aggiungere, no? È diventato un prodotto, esattamente la situazione di prima, quindi il 5 se ne andrà con il 25, il 3 con parte del 12, quindi rimane 4, e con i numeri già abbiamo terminato, quindi vedete 4 per 5 20. E vabbè, fratto uno per uno, se volete mettere, insomma, non serve a nulla. Invece, con le lettere, allora questo B con questo B, che ne so, A quadro con A alla terza, e qua rimane 1. Poi credo che abbiamo finito, perché già sì. Quindi, che è rimasto? Qua un A e qua B quadro, quindi AB quadro. Ah no, aspettate, e mo, vabbè, mo scriviamo perché. Vedete, se non ce ne accorgiamo subito, come è capitato a me, però vedete, A e A quadro ancora posso semplificare, no? Quindi A con la quadro, quindi rimane 20 B quadro fratto A. Va bene? Quindi questo è insomma, la cosa da ricordare nella divisione, è che non va fatto subito il cambio di esistenza, ma quel diviso va riportato in per e poi va fatto il cambio di esistenza. Va bene? Ultima operazione che andiamo a vedere, perché l'abbiamo viste tutte, no? Somma algebrica, quindi somma e sottrazione.
moltiplicazione e divisione, che come appena visto viene riportata in una moltiplicazione di fatto, l'ultima che ci rimane è una potenza. Chiaramente lo facciamo anche qui con un esempio. Subito da fare il campo di esistenza, no? Perché qui non c'è da trasformare come prima quella divisione, quel quoziente in prodotto. E quindi 2b diverso da 0, perché sì, c'è alla terza, ma di fatti la frazione è questo 3a fratto 2b. Quindi 2b diverso da 0 che si traduce in b diverso da 0. Ok? Adesso, se vi ricordate le proprietà delle potenze, che richiamo velocemente. Se avevamo un termine fratto un altro alla n, ok? Questo come poteva, quindi in una frazione, questo diventava quella a grande alla n fratto b grande alla n. Ok? Anche qui, insomma, difficilmente ci capiterà con le potenze di dover ancora semplificare, però diamo un'occhiata se tra numeratore e denominatore ci fosse qualcosa da semplificare. Beh, 3 con 2 niente, a fratto b niente, quindi possiamo procedere a fare le potenze singolarmente del numeratore e del denominatore. Quindi diventa 3 alla terza, lì svolgo tutti i passaggi per a alla terza, fratto 2 alla terza per b alla terza. Chiaramente 3 alla terza ci svilupperà, fatemelo spostare, ci svilupperà quel 27 a alla terza, mentre 2 alla terza 8 b alla terza. Ed abbiamo terminato, perché insomma quello è quello che c'è da fare diciamo nell'espressione. Ovviamente, immaginate che questa espressione, o la riscrivo, per, che ne so, 2b fratto 6 a quadro, eh? È chiaro che valgono le regole, a parte che avremmo dovuto fare pure con il campo esistenza con a diverso da 0, eh? Quindi fate finta che è un altro esercizio, ma prendo lo stesso pezzo solo per semplicità. Però vi ricordate le priorità? Cioè mi posso già mettere a semplificare, perché questi sono altri classici errori. Che uno vede, dice, ma è la A con A quadro, la B con B, e no. Tra il prodotto e la potenza, la priorità ce l'ha la potenza. Quindi prima devo svolgere la potenza, quindi ecco perché ho preso lo stesso termine, già l'avevamo svolto, vedete? 27 alla terza fratto 8b alla terza, poi per 2b fratto 6 a quadro, qui sì che, queste lecce, qui sì che posso poi dire, allora il 6 con il 27 faccio tutto diviso 3 e qua appare 9, il 2 con l'8 1 e 4, la quadro con parte qua alla 1, la b e qua b quadro. Ok? Quindi chi è sopravvissuto? Vediamo, è sopravvissuto un 9, poi alla 1, quindi a fratto 4 per 2 8 per b al quadrato, perché a al quadrato se n'è andato totalmente. Va bene? Quindi tra laddove troviamo insieme potenze e prodotti, come in questo caso, è evidente che dobbiamo sempre prima fare la potenza e poi svolgere il prodotto. Va bene?